a tutti, oggi sono qua per fare una nuova recensione scelta da voi. Per chi non conoscesse questo format del mio canale, in pratica il libro che andrò a recensire oggi è stato scelto da voi sul gruppo Facebook Cibis The Wayne. Infatti ogni tanto vi propongo 4-5 titoli fra cui scegliere quello a cui siete più interessati e su cui poi farò la recensione qua sul canale. L'ultima volta che c'è stato il sondaggio è stato un po' di tempo fa, però vi spiegherò poi che cosa è successo. Il libro che avete scelto è stato Pastorale Americana di Philip Roth. Io avevo acquistato questo libro in occasione dell'uscita del film al cinema, se non sbaglio a novembre, perché il regista del film è Ewan McGregor, ovvero uno dei miei attori preferiti in assoluto, quindi mi sono avvicinata a questa storia esclusivamente per lui. Non sapevo bene di che cosa parlasse il libro, non conoscevo tantissimo la storia, avevo sentito parlare tantissimo di quest'autore, però ecco, non mi ero informata più di tanto. Inoltre, proprio in quel periodo facevano il 25% di sconto, se non sbaglio, sui tascabili Einaudi, quindi ne ho approfittato e ho preso questo libro. Come vi dicevo, questo libro è edito da Einaudi, il prezzo di copertina è di 14 euro, io l'avevo pagato 10,50 euro con lo sconto. Comunque, eventualmente lo trovate linkato qua sotto in descrizione. La storia parla di Seymour Levov, un americano di successo che è sempre stato invidiato da tutti sin dal liceo perché era uno fra i più belli, fra i più atletici, infatti lo chiamavano lo svedese proprio per la sua prestanza fisica. Sembra avere una vita perfetta ed incarna un po' quello che è lo stereotipo del sogno americano. Finché un evento tragico sconvolge completamente la sua vita perfetta. Infatti la figlia adolescente Mary fa scoppiare una bomba in uno spaccio del loro quartiere uccidendo una persona. La storia in generale mi è piaciuta tanto, con piccoli alti e bassi. Mi è piaciuto scoprire la storia dello svedese, ma più che altro la cosa che mi ha incuriosito di più è stato vedere l'America, la società americana, da un punto di vista diverso. Infatti il fulcro vero e proprio del libro non è tanto lo svedese quanto l'America. C'è una fortissima critica alla società americana, quelli che sono gli stereotipi, al sogno americano, una forte critica anche alla guerra in Vietnam, motivo per cui Mary fa esplodere poi questa bomba. Si parla molto di diritti civili, di come vengono viste e trattate le donne nella società, a casa e al lavoro. In generale si parla molto anche di politica, ambito in cui io sono molto ignorante, però l'ho trovato comunque un punto di vista interessante e questa critica che l'autore fa alla società americana ha suscitato in me diversi dubbi, riflessioni, quindi per questo verso l'ho trovato veramente molto comunicativo e potente, anche perché utilizza un linguaggio molto forte, abbastanza colorito, quasi violento in alcuni punti, cosa che serve a rafforzare alcune tematiche, alcuni concetti, ma che da una parte non è che mi hanno dato fastidio, è semplicemente un modo di comunicare e di esprimere un concetto che io ho trovato sì forte, però a certi tratti troppo, l'ho trovato magari un po' pesante per quanto mi riguarda e appunto questo linguaggio molto forte spesso mi ha fatto sentire a disagio, ma si tratta comunque di un gusto mio personale. Una cosa che mi è piaciuta molto di questo romanzo, che penso sia uno dei suoi punti forti, è il fatto che indaga molto nel profondo i personaggi, in particolare lo svedese che è, diciamo, il protagonista di questa storia. Noi lo vediamo in diversi momenti della sua vita e viene analizzato nel minimo dettaglio ogni step fondamentale per la sua, diciamo, crescita, per la sua formazione personale. Viene indagato tantissimo il tormento quando scopre appunto che è stata la figlia a far esplodere questa bomba, un sentimento un po' ambiguo che comincia a nascere in lui perché è combattuto fra quello che è giusto e il fatto che comunque si tratti di sua figlia, il rapporto che ha con la figlia in generale ma anche con la moglie, viene proprio tutto sviscerato ed è una cosa che ho trovato estremamente interessante perché indaga benissimo, secondo me, l'autore, la psiche umana. In questi approfondimenti con la lente di ingrandimento spesso si sfocia proprio nel delirio e lì è un po' difficoltoso seguire il filo del discorso, secondo me. Almeno io ho fatto veramente molta fatica in alcuni punti perché c'erano dei discorsi per me veramente deliranti e soprattutto su alcune cose ci si focalizzava e soffermava fin troppo. Pagine, pagine, pagine per dire sempre la stessa cosa, magari con parole leggermente diverse,
Io l'ho trovato un tantino pesante e noioso, mi ha reso la lettura veramente difficile. Motivo per cui ci ho messo quasi 2 mesi a leggere questo libro, perché ogni tanto arrivavano questi passaggi in cui mi disperavo e abbandonavo il libro e non riuscivo ad andare avanti con la lettura. Nonostante io fossi molto curiosa di continuare la storia per sapere che cosa sarebbe successo poi allo svedese, come avrebbe risolto questa situazione con Merry. Però ecco, nonostante questo, non sono riuscita ad empatizzare molto con i personaggi, probabilmente perché sono inseriti in un contesto storico e sociale che non è vicino a me, che non mi appartiene, forse perché semplicemente caratterialmente siamo persone molto diverse, probabilmente perché non ho sperimentato quello che hanno sperimentato loro. Fatto sta che nonostante fossi molto interessata alle loro vicende e a tratti mi sentissi vicina allo svedese nei suoi momenti di disperazione riguardo alla figlia, c'è sempre stata una sorta di barriera fra me e i personaggi del libro. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto di questo romanzo è che Roth prende il sogno americano, ce lo costruisce, ce lo presenta, ce lo dipinge davanti agli occhi, per poi frantumarlo, distruggerlo completamente in maniera abbastanza cruda e violenta. E è una cosa che mi ha fatto pensare molto e che trovo veramente affascinante. Penso di capire il motivo per cui piaccia veramente tanto questo romanzo, perché sotto questo punto di vista è veramente fantastico e molto potente. Apre un pochettino gli occhi a tutte quelle persone che vedono l'America come il paese dei balocchi, quando in realtà ci sono tanti aspetti negativi, tante cose che sono state fatte e gestite in maniera pessima, e il senso di frustrazione, di ribellione che ha Merry, la figlia adolescente dello svedese, è un po' la voce, secondo me, degli americani. Parlando proprio di Merry, è uno dei personaggi che mi ha colpito di più all'interno di questa storia, perché quando commette quest'atto di terrorismo, fa esplodere appunto la bomba uccidendo una persona, è un adolescente, ha 16 anni, e in generale è sempre stato un personaggio, è sempre stata una ragazza molto decisa di sé, si è sempre informata in biblioteca o in TV riguardo a quello che circondava il paese, riguardo alla situazione politica, economica e sociale, e ha sempre avuto un'opinione decisa, ha sempre espresso in maniera molto decisa quello che pensava, quello in cui credeva, e quest'atto di terrorismo è stato, diciamo, l'apice della sua espressione, del suo ribellarsi, voler esprimere la sua opinione e andare contro il sistema, contro l'America. In generale è un libro che mi è piaciuto per la critica che muove all'America e per il modo in cui indaga nel profondo i personaggi. Purtroppo il modo in cui narra la storia l'autore non mi è piaciuto tantissimo, mi ha creato non poche difficoltà, l'ho trovato abbastanza articolato e complesso e ha reso molto difficoltosa la mia lettura, mi ha scoraggiato in più di un'occasione. Credo proprio che lo stile di questo autore non sia tanto nelle mie corde, in questo momento preciso della mia vita non siamo compatibili. Se vi piace o vi incuriosisce la letteratura americana, è sicuramente un libro che dovete leggere. L'ho trovato molto forte per i temi trattati, per il modo in cui vengono esposti, e in generale è un testo che secondo me fa riflettere tanto. Questa era quindi la mia opinione su Pastorale Americana. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se lo avete già letto, se avete letto qualcos'altro di Roth, se vi è piaciuto o meno, insomma sono molto curiosa di confrontarmi con voi al riguardo. Vi ricordo inoltre che sul gruppo è partito un nuovo sondaggio per scegliere la prossima recensione scelta da voi, quindi se siete interessati o incuriositi trovate il link qua sotto in descrizione. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!